gli equilibri politici sono già cambiati. Nonostante la metà dei voti alle scorse politiche e la metà dei parlamentari, la Lega di Matteo Salvini sembra aver cominciato a capitalizzare la sua presenza nel governo. Il dato che esce dalle amministrative, seppure parziali, di domenica 10 giugno è chiaro. Avanza il centrodestra trainato dalla Lega, il M5S rallenta, ed è ancora crisi PD. È il quadro politico che emerge dalle amministrative, primo test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5S Lega. Diversi analisti avevano previsto che, già nel breve periodo politico, la Lega avrebbe cominciato a conquistare spazi che, fino a qualche settimana fa, erano elettoralmente del Movimento 5 Stelle. E, virgola, dal punto di vista grillino, è una gran brutta notizia, perché vuol dire che qualcosa si è inceppata nella comunicazione, o che stanno subendo la maggiore veemenza del leader leghista. Alle urne sono stati chiamati 761 comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia. L'affluenza è stata del 61,19%, il dato non comprende però i comuni siciliani. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno 2018. A Brescia il centro-sinistra con il sindaco uscente Emilio Del Bono è vicino alla riconferma, mentre il centrodestra è a un passo dalla vittoria a Treviso e Vicenza, dove a spoglio ancora in corso, sono sopra al 50% delle preferenze, rispettivamente, Mario Conte e Francesco Rucco. Anche a Barletta, dove sono state scrutinate però solo 30 sezioni su 100, è oltre il 50% il candidato di centrodestra Cosimo Damiano Cannito, insieme per Barletta, Barletta Attiva, Cannito Sindaco, La Buona Politica, Scelta Popolare, Lealtà e Progresso, Forza Barletta, Noi con Barletta, Progetto Barletta, Iniziativa Democratica. Continua dopo la foto chiusa parentesi tonda a Catania, è ormai certa la sconfitta del sindaco uscente di centrosinistra Enzo Bianco, e la vittoria dello sfidante di centrodestra Salvatore Domenico Pogliese. Avellino, Terni e Ragusa sono le città in cui, a spoglio ancora in corso, si profila il Movimento 5 Stelle al ballottaggio. Il centrodestra è avanti anche a Sondrio, Teramo e Viterbo. A Imperia è in vantaggio l'ex ministro Claudio Scajola, sostenuto da una serie di liste civiche, che dovrà vedersela al ballottaggio con Luca Lanteri, candidato del centrodestra. In Toscana in centro-sinistra è avanti a Siena e a Massa, ma il secondo turno non è privo di insidie. A Pisa è invece testa a testa con il centrodestra. Va meglio ad Ancona, unico capoluogo di regione in cui si è votato, dove è in netto vantaggio. Continua dopo la foto chiusa parentesi tonda a Ivrea sarà ballottaggio. Maurizio Perinetti sostenuto da PD, Moderati, Ivrea, Più Bella, Sinistra Libera Sinistra per Ivrea, ha ottenuto il 35,79% dei consensi mentre Stefano Sertoli appoggiato da Lega, Insieme per Ivrea, Forza Civica e Cambiamo Insieme ha conquistato il 30,74% dei voti.
Solo quarto, invece, il candidato sindaco di M5S, Massimo Fresco, con il 13,54% dei voti. A Messina c'è finora una sola certezza: che al ballottaggio andrà il candidato del centrodestra, Dino Bramanti, che ha ottenuto finora il 25,9% dei voti, mentre è ancora incerta la sorte dello sfidante. Sono 115 le sezioni scrutinate su 254, ma le operazioni vanno al rilento. Punto. Continua dopo la foto, a contendersi la sfida sono Cateno De Luca, 19,9%, il deputato regionale siciliano arrestato subito dopo l'elezione e poi scarcerato, e il candidato del centro-sinistra Antonino Saitta, 19,2%, ex prorettore dell'Università di Messina. Il sindaco uscente Renato Accorinti è arrivato quarto con il 16%. Punto. Si profila un vero e proprio plebiscito per il neo sindaco di Trapani, Giacomo Trantida, esponente del centro-sinistra che si è presentato con una lista civica. Trantida ha ottenuto, fino a questo momento, con 56 sezioni su 70 scrutinate, il 70,73% dei voti, con oltre 17.000 preferenze. Staccato, quindi, Vito Galluffo del centrodestra, fermo al 13,35%, e Giuseppe Mazzonello del M5S, fermo all'11,8%.